Oggetto numero 6, ricostruzione post-sisma, inefficienze della provincia di Perugia e del comune di Assisi, intendimenti della giunta regionale. Interroga il consigliere Pastorelli. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Premesso che Stefania Proietti riveste contemporaneamente gli importanti ruoli di Presidente della provincia di Perugia e Sindaco di Assisi, pertanto riveste un ruolo di primaria importanza nell'ambito della ricostruzione post-sisma, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'ordinanza speciale numero 31 del 2021 e all'utilizzo dei fondi del PNRR. La provincia di Perugia è soggetto attuatore di numerosi interventi per la ricostruzione di strutture scolastiche che sarebbero dovuti essere avviati secondo i termini del programma straordinario di ricostruzione. Peccato che ad oggi, nonostante siano trascorsi 3 anni, e dico 3 anni, la maggior parte di questi interventi non è stata attivata. Considerato quindi che su 22 interventi complessivi per un importo circa di 142 milioni di euro, solo 2, i poli scolastici di Norcia e Cascia, sono stati avviati, mentre i restanti progetti sono ancora fermi a causa di inefficienze organizzative della provincia. Cito l'ITAS Ciuffelli, le Inaudi, quindi con Vitto Di Todi, per oltre 12 milioni di euro. L'incarico di progettazione, ben 6 progetti inerenti a Assisi per un totale di oltre 12 milioni e 500 mila euro, ben 4 progetti inerenti a Foligno, 1 a Gualdo Tadino, 1 a Nocera Umba, 5 a Perugia e 4 a Spoleto. Nonostante la provincia di Perugia abbia ricevuto risorse economiche destinate al personale, tali risorse non sono state attivate per potenziare gli uffici ed accelerare i lavori. Gli enormi ritardi e l'aumento dei costi verificatesi nel corso del 2022 hanno portato ad una riduzione del potere d'acquisto dei fondi già stanziati, che a causa dell'inflazione hanno perso oltre il 10% del loro valore originario. Questa inefficienza, Presidente, ha comportato una notevole perdita economica, oltre ad un ritardo nel miglioramento delle strutture scolastiche destinate agli studenti. Tenuto conto infine che anche il Comune di Assisi presenta gravi ritardi nella realizzazione delle opere finanziate per la ricostruzione, il finanziamento del campanile della scuola primaria Sant'Antonio per oltre 1 milione di euro, il finanziamento di 2 milioni e 300 mila euro per la scuola di San Benedetto, il famoso alberghiero, il finanziamento di 3 milioni e 200 mila euro destinati all'ex ICAP, sede universitaria Umbra, e anch'esso fermo alla fase progettuale. L'USR ha più volte sollecitato il Comune di Assisi a presentare i progetti definitivi delle suddette opere senza ottenere riscontri concreti. Addirittura è stato chiesto il definanziamento dell'immobile denominato ex ICAP, poiché il Comune intendeva cambiare la destinazione d'uso da sede universitaria a Palazzetto dello Sport, contravvenendo quindi alla finalità originaria del finanziamento. Ritenuto che inoltre le responsabilità di tale immobilismo, inefficienza e disorganizzazione, nonché la mancanza di una seria pianificazione, ricadono sulla Presidente della provincia di Perugia e Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, che non ha saputo mettere in campo misure adeguate per attivare i cantieri, per gestire le risorse umane ed economiche disponibili e per garantire il rispetto dei tempi, con evidenti ripercussioni negative sia per la ricostruzione post-sisma che per gli studenti che continuano a frequentare scuole non adeguate sismicamente. Questa situazione, a fronte dei numerosi fondi assegnati e non utilizzati, appare ancora più grave se si considera che il mancato avvio dei lavori ha causato un grave danno economico e sociale, con ricadute sulla qualità di vita di studenti, famiglie e cittadini che attendono la ricostruzione di infrastrutture essenziali, in primis le scuole. Quindi, tutto ciò promesso, Presidente, intendo interrogarla per sapere quali azioni intenda intraprendere per sollecitare la provincia di Perugia affinché vengano attivati quanto prima i lavori di riconsolidamento strutturale e ricostruzione del patrimonio scolastico. Quali siano i motivi di questo ritardo nell'attuazione delle opere e per quale motivo la provincia di Perugia non abbia utilizzato appieno le risorse messe a disposizione per l'assunzione di personale tecnico, e se sia il caso o meno
di sollecitare l'attivazione di poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Assisi, onde evitare il definanziamento di importanti opere pubbliche finanziate dal commissario alla ricostruzione con ordinanze commissariali rispettivamente la numero 56 del 2018 e confermata con successiva ordinanza 109 del 2020 per il recupero di strutture essenziali per il territorio. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Pastorelli. Prego Presidente De Sei. Sì, grazie. Ora, in merito a quanto rilevato dal Consigliere Pastorelli nella sua interrogazione, mi sono premurata di chiedere un approfondimento agli uffici regionali competenti. Da questa analisi tecnica appare dunque, che è corrispondente al vero, che dei 22 interventi finanziati alla provincia di Perugia con ordinanza speciale numero 31 del 2021 per un ammontare di ben 142 milioni di euro, nessuno ha visto avviato neppure l'iter per l'affidamento della progettazione. Appare altresì corrispondere a verità che la provincia non ha assunto alcun personale a tempo determinato con i fondi che sappiamo bene essere stati messi a disposizione ai sensi dell'articolo 50 bis del decreto legge 189/2016 che consentiva appunto di potersi avvalere con finanziamenti messi a disposizione proprio per la ricostruzione di personale aggiuntivo. Ma questo rientra nelle prerogative di scelta politica dell'ente provincia che però ovviamente poi in termini di attuazione ha la propria rilevanza. Il 3 ottobre scorso l'ufficio speciale ricostruzione unitamente al subcommissario ingegner Soccodato ha convocato la provincia di Perugia chiedendo di fornire i necessari chiarimenti. Riunione in cui è emerso che il servizio edilizia scolastica provinciale in questi ultimi anni si è concentrato esclusivamente sui progetti finanziati dal PNRR per evitare di perdere tali fondi, così riferito, lasciando indietro quelli previsti dall'ordinanza commissariale in tema di ricostruzione post-sisma, in quanto questi, a dire della provincia, sarebbero privi di scadenza. Mi viene riferito che gli uffici regionali hanno censurato la scelta della provincia di dare precedenza alla spesa PNRL tralasciando la messa in sicurezza sismica dei propri plessi scolastici, proprio perché la messa in sicurezza dal punto di vista sismico è effettivamente una priorità. Ulteriore censura è stata fatta in merito alla mancata assunzione di personale che penalizzerebbe, secondo i tecnici, la performance attuativa. Per questo motivo i tecnici della Regione stanno valutando la possibilità di richiedere al commissario alla ricostruzione di sostituire la provincia di Perugia con Invitalia come soggetto attuatore degli interventi di edilizia scolastica finanziati con l'ordinanza speciale in questione. Anche per ciò che concerne il Comune di Assisi, quanto riportato dal consigliere Pastorelli risulta corrispondente all'analisi che mi è stata prospettata dalla struttura competente. In questo caso il ritardo è temporalmente più marcato perché il finanziamento risale addirittura al 2018, poi riproposto nel 2020 con un'ulteriore ordinanza. Tra l'USR e l'Ufficio Speciale di Costruzione e il Comune di Assisi ci sono stati molteplici momenti di confronto tesi a sollecitare l'invio dei progetti, ma nel concreto nessuno di questi ha registrato l'avvio dei lavori. I tecnici non ritengono però di dover proporre in questo caso di attivare i poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Assisi per il consolidamento del campanile sopra la scuola Sant'Antonio e per la scuola San Benedetto, in quanto per entrambe queste due strutture, sebbene il ritardo sia evidente, risultano redatte le progettazioni, qui ce l'abbiamo. Per quanto riguarda l'intervento sull'immobile a cui faceva riferimento il consigliere ex ICAP, qualora il Comune voglia insistere nel cambio di destinazione d'uso di questo edificio, occorre che produca una dichiarazione da parte dell'Università degli Studi di Perugia, attraverso la quale l'Università stessa
rinuncia ai propri diritti d'uso e lo restituisca nella disponibilità dell'ente per poi procedere eventualmente a tutte le variazioni. Questo è quanto, grazie. Grazie Presidente, consigliere Pastorelli per la replica. Ma innanzitutto la ringrazio Presidente per la dettagliata risposta che in qualche modo ricalca quello che ho esteso nella mia interrogazione, la ringrazio. Sono preoccupato, mi verrebbe da urlare come consigliere De Luca, ma non è nel mio stile, perché è evidente che queste inefficienze, partendo dalla provincia e poi ricadendo sul comune di Assisi, ma non lo dico solo da consigliere regionale, ma lo dico anche da cittadino di Assisi, sono preoccupanti, perché il mio sindaco, che poi adesso si prefigge, quindi si sta andando avanti in questa campagna elettorale come candidato presidente della sinistra, ha già abbandonato Assisi, ma di fatto in 8 anni, e sono i dati a parlare, questa è la concretezza di Stefania Proietti, sono preoccupato, perché poi quando parliamo di politica possiamo essere più o meno d'accordo su alcuni temi, ma quando parliamo di queste inefficienze gravi sulla ristrutturazione e consolidamento sismico delle scuole, dove vanno magari i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri amici, figli di conoscenti, ecco, questo non deve assolutamente portare a divisioni, ma dovremmo essere tutti concordi che questi progetti dovevano essere già attuati oramai da tempo. E quindi sono preoccupato da cittadino di Assisi, da cittadino della provincia di Perugia e da cittadino umbro, e quindi mi auspico che gli umbri facciano una grande riflessione su chi hanno davanti alle prossime elezioni regionali come candidato presidente. Quindi la sua risposta, Presidente, è stata esaustiva, purtroppo è una risposta che detta molte preoccupazioni personalmente, e spero che i cittadini umbri, ascoltando questa interrogazione, possano anche loro farsi un'idea di chi è Stefania Proietti. Grazie. Grazie consigliere Pastorelli. Passiamo all'oggetto numero 7, demolizione e messa in sicurezza degli edifici nel cratere del sisma 2016, intendimenti della Giunta per favorire il recupero del paesaggio, rilanciare l'economia turistica, la rinascita delle comunità locali dopo 8 anni dal tragico evento. Consigliere Bianconi, prego. Grazie, grazie Vicepresidente Fioroni. Nell'ultimo Consiglio regionale questa maggioranza di errori ne ha fatti veramente tanti. I più marchiani, a mio avviso, sono stati due. Uno, per il quale tutte queste persone sono qui anche oggi, che riguarda la maldestra bocciatura dell'atto che avevo presentato, una mozione urgente che chiedeva alla Giunta di emanare entro 15 giorni gli atti necessari per l'erogazione del bonus per grave disabilità e non autosufficienza, in attuazione di una delibera che tutta questa Aula aveva votato nel gennaio 2021. Allora, quando si parla, ho sentito il consigliere Pastorelli, delle promesse, degli impegni, e io ho aspettato fino alla fine che si dessero le gambe a un impegno che avevamo preso tutti. Ma quando questo non è avvenuto, prima che avvenga veramente la fine, perché mancano due consigli, avevo chiesto un impegno a rispettare quello che insieme avevamo deciso. E per interessi elettorali, non i miei, perché non mi candido nemmeno alle prossime elezioni, quindi interessi elettorali miei, zero! Era un interesse sociale per chi meritava. Questo è stato bocciato. Detto ciò, l'altro punto incredibile, che molti che hanno votato contro nemmeno si sono accorti cosa hanno votato contro, cosa hanno bocciato, perché è incredibile la bocciatura di quello che avete fatto dopo. Cosa riguarda? Riguarda in materia di sisma un problema che soltanto chi non ha gli occhi per vedere può bocciare. Ci sono degli impegni, Presidente, che io le riconosco, che lei si è preso, degli impegni che lei si è preso, che si è preso chi c'era prima di lei, che si sono presi tutti i commissari.
Ad oggi però, se si viene nel cratere, si vede una situazione, che ci sono degli immobili che hanno ricevuto il livello di danno L4, che possono essere demoliti, che per le lungaggini burocratiche, che non sto a imputare a nessuno, fanno parte di un sistema complesso, di fatto non vengono demoliti. Perché? Perché ha una buona idea che è stata introdotta nel testo unico per la ricostruzione, che permette la separazione dei due momenti, quello della demolizione da quello della ricostruzione. Questa opportunità, con risorse già stanziate, viene purtroppo riservata soltanto a quegli edifici dove c'è a rischio la pubblica incolumità. E questi sono solo alcuni. Ce ne sono altri invece che hanno un impatto devastante sull'immagine dei centri storici, lungo le strade quando si va verso le aree del cratere, che le persone che vivono all'interno di questa comunità, ma anche chi ci viene per vacanza, non fa altro che dirti: siamo qui, dopo 8 anni non pensavamo che ci fossero ancora degli edifici in quello stato, ci sentiamo tristi. E uno che va in vacanza che ti dice mi sento triste, può essere certo di una cosa, che non tornerà mai più, perché la tristezza a volte uno ce l'ha già nella propria vita e quando va in vacanza non vorrebbe vederla. Cosa chiedevo io in quella mozione? Chiedevo a questa maggioranza, a lei che nella cabina di coordinamento non era presente in aula, quindi mi dispiace di questa cosa, era occupata in altro, quindi non merito questo, però ci si può ritornare sulle cose. Chiedevo di attivarsi in tutte le istituzioni affinché si aggiungesse una parola al testo unico sulla ricostruzione e demolizione, la parola che al tema della pubblica incolumità ci fosse anche quella del paesaggio, dove per quegli immobili che il comune identifica come ad altissimo impatto sul rilancio sociale ed economico turistico di quei luoghi. Ed in quel caso, perché non sentite dire di stupidaggini, perdonatemi il termine, non si vuole, non andiamo contro la proprietà è sacra, ma non si è letto proprio quello che io ho scritto. Il comune richiede ai proprietari di quegli immobili di attivarsi per la demolizione entro un tempo che giudicherete voi quale può essere un tempo congruo, separato dai tempi per la ricostruzione. Dopodiché, se entro quel tempo quel soggetto non interviene nella demolizione di quell'edificio per mille motivi, il comune si sostituisce a quel soggetto utilizzando quelle risorse già stanziate per la demolizione, quindi non si tratta di nuove risorse, i soldi sono tutti lì, e permette a chi vuole rinascere in questi borghi di guardare soltanto alla ricostruzione, perché vedere le gru, vedere i cantieri dove si costruisce è un segnale positivo di rinascita. Vedere però vicino a qualcosa di positivo, di fatto bene da tutte le amministrazioni, da tutte le persone del pubblico e del privato che si sono impegnati per questo, vederci vicino invece dei mostri che invocano di essere cancellati dalla vista per parlare veramente di rinascita. Ecco, questa era una cosa che a mio avviso si doveva fare. Visto che questa mozione è stata bocciata, e io ancora non riesco a capire perché è stata bocciata, non ho trovato, mi sono confrontato anche con dei legali, con degli esperti anche di testo unico della ricostruzione, e non c'è un motivo, chiedo a questa giunta per sapere se alla luce del recente voto negativo da parte dei partiti di maggioranza in assemblea legislativa,
che ritiene sia accettabile l'attuale stato di degrado del paesaggio in varie località del cratere del sisma 2016, ove ancora le macerie di alcuni edifici crollati pregiudicano pesantemente un rilancio sociale e turistico dei luoghi, se condivide o meno l'opportunità di modificare la normativa in materia di interventi di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici del testo unico della ricostruzione privata del sisma 2016, al fine di consentire in secondo ordine ai casi di pubblica incolumità e dagli altri già previsti, nel caso vi sia il mancato intervento da parte del proprietario entro un tempo definito, anche la possibilità di intervenire in via sussidiaria da parte dei comuni ad una demolizione e rimozione delle macerie in tutti quei casi che gli stessi comuni giudicheranno impattanti dal punto di vista paesaggistico, sociale e turistico. In caso affermativo, se quali interventi ha posto in essere o intende porre in essere prima della fine dell'attuale consigliatura regionale, al fine di sollecitare tutte le istituzioni ritenute opportune al fine di risolvere questa grave situazione che permane da quasi 8 anni e che rischia di rallentare ulteriormente la rinascita delle comunità locali di questi luoghi. Grazie. Grazie consigliere Bianconi. Prego presidente De Sei. Sì, grazie. Consigliere Bianconi, due piccole considerazioni sul paesaggio, perché se noi lo consideriamo come quell'ampia parte di territorio che si abbraccia con lo sguardo da un punto all'altro, non credo che si possa parlare di degrado del paesaggio nelle aree colpite dal sisma. A meno che con questa locuzione il consigliere ritiene che la presenza di alcune abitazioni ancora risuonate dal sisma in alcune località del cratere costituisca un degrado paesaggistico. È un concetto che si può utilizzare in modo ampio, ma noi ci dobbiamo attenere anche a quello che si deve intendere con questi concetti. La regione Umbria, delle regioni colpite dal sisma del 2016, è quella con il maggior numero di cantieri di ricostruzione attivati e anche quelli conclusi. Basti pensare per esempio al corso principale di Norcia, che conosce molto bene, per vedere come la riapertura di Porta Romana offre allo sguardo un centro città che sta velocemente tornando all'antico splendore, nonostante sappiamo bene che ci sia ancora molto da fare. Ma sappiamo altrettanto bene che al momento in cui, lo so molto bene, sono arrivata io, fine 2019, inizio 2020, c'erano ancora le macerie da dover raccogliere a 3 anni di distanza dal sisma. La modifica della normativa che viene richiesta in merito alle demolizioni, nel senso appunto auspicato, è comunque, io capisco che lei dica gli è stato detto che contra legem, è così per questo aspetto e per queste motivazioni, perché comunque la tutela della proprietà privata esiste nel nostro ordinamento e quando può essere derogata? Può essere derogata con motivi, cosa che avviene di pubblica incolumità e casi che sono previsti e normati. Questo è il tema. L'attuale situazione dei comuni umbri colpiti dal sisma appare, seppure io avrei voluto velocizzarla molto di più, ma come ripeto io credo che i risultati che ha la regione Umbria rispetto a tutte le regioni del centro Italia colpite dal sisma del 2016 è molto, ma molto più avanti. E quindi su questo, insomma, noi una considerazione no, la dobbiamo fare, quindi c'è stata attenzione, c'è stata grande forza, grande determinazione proprio per accelerarla su vari fronti e per varie motivazioni. Però, anche per onore di verità, non possiamo dimenticarci che questa terra di sismi ne ha visti tanti.
E la ricostruzione ha avuto per i sisma che sono verificati precedentemente 12-15 anni. Noi stiamo ancora, dobbiamo chiudere le procedure del sisma del 97. Quindi anche per me, consigliere, questi 8 anni a cui lei fa riferimento, no, sembrano tanti, perché se avessi potuto chiuderla e oggi dire è tutto chiuso, sarei stata la più felice del mondo. Però quello che voglio ricordare, l'impegno quotidiano, tutte le volte in cabina di regia del terremoto, per cercare di semplificare, di ottenere ordinanze specifiche, e lei lo sa, su tante cose le abbiamo ottenute. Per il resto, che è quello della normativa generale, il confronto riguarda tutte le regioni, il commissario e le norme di rango superiore, quella a cui ho fatto riferimento. Quindi, che cosa dire? Io auspico e cercherò di continuare a sollecitare anche quelle situazioni a cui fa riferimento, sicuramente sì, però fare una normativa in deroga cosiddetta per la tutela del paesaggio non passa, perché contrasta con le normative vigenti che hanno un rango superiore rispetto a questo, se non legate ai casi tutti disciplinati e per i quali si sta procedendo, che sono ragioni di pubblica utilità i casi previsti. Per quanto attiene all'impatto che lei dice, riferendosi sempre alla tutela del paesaggio, e che dire, anche qui i numeri del turismo in Ballerina avvalorano il fatto che la percezione del turista è quella che si sta riprendendo, e c'è una ripresa, la funzionalità e anche la ricostruzione. Ogni anno credo che il turista viene nell'area della Ballerina e vede che c'è un progresso rilevante, perché anch'io li ho sentiti, perché oggi percorrere per esempio il centro storico e il corso principale di Norcia significa vedere tutti i palazzi non solo recuperati e bene, ma anche con l'apertura delle attività che sono fondamentali per tenere le nostre comunità, per dare prospettive di lavoro e di sviluppo che sono assolutamente non condivisibili, ma per le quali ho fatto una grande battaglia e la continuerò a fare. Questo al momento io posso sicuramente rispondere. Dopodiché, come abbiamo cercato di velocizzare altre cose, tipo anche la presentazione dei progetti, sa bene che c'è stato tutto il tema, no? Che non venivano presentati, e abbiamo dato varie scadenze. Lì abbiamo dovuto accettare proroghe sempre alle scadenze finali, perché altre regioni che sono più indietro di noi ci dicevano che non riuscivano a far fronte a questa invece sacrosanta richiesta, quella di dire che io non ti do l'autonoma sistemazione se non hai presentato anche l'istanza, la domanda e la pratica di ricostruzione, perché altrimenti c'è un gioco il cui equilibrio va sicuramente tenuto molto in considerazione, e di questo ci siamo fatti carico, per cui ci sono delle scadenze anche, io credo, spero, definitive e molto stringenti, pur essendo state sottoposte a proroghe richieste da regioni che sono più indietro con la ricostruzione. Grazie consigliere. Grazie presidente, prego consigliere Bianconi per la replica. Grazie presidente. Grazie Presidente per la risposta. Io non posso di certo negare che l'Umbria, nel ritardo generale della ricostruzione, è la regione più performante, è la regione che ha avuto la ricostruzione migliore fino adesso. Questo è un dato, è lì. E questa mozione e questa richiesta di attenzione diretta a lei in questo contesto nasce proprio dal fatto che siamo lì, stiamo a un buon punto, e come essersi messo lo smoking e non essersi messa la camicia, che è lì, ed essere invitati a una cena di gala. Allora, la camicia è lì, potremmo mettercela, perché io credo che la formula giuridica possibile sia
nella volontà di chi può intervenire su questo. E ripeto, è un cambio di marcia ulteriore che potremmo innescare nella ripartenza di questi territori, decisamente alla portata, decisamente più semplice dei grandi lavori fatti nella messa a punto del testo unico, nei grandi lavori fatti di semplificazione, nella ricerca delle risorse. Ecco, questa è una cosa che ritengo, a mio avviso, talmente facile rispetto al resto, e l'impatto sarebbe così grande rispetto a quanto è stato fatto fino ad ora, che invito lei e il tavolo dove avrà modo di confrontarsi, che è il tavolo di confronto con gli altri presidenti della regione e il commissario, a prenderla ulteriormente in considerazione, perché le risorse ci sono e bisogna trovare quella parola giusta. Se non lo vogliamo chiamare paesaggio, chiamiamolo in un altro modo, ci mancherebbe. Quello che conta è la sostanza, e è lì, sarebbe decisamente importante. Confido in suo intervento a riguardo. Grazie.